Signore e signori, eccoci qui, come ci ha consigliato in realtà un bel po' di tempo fa il buon Zano. Benvenuti in questa nuova serie di House Flipper 2. Questo è il mio profilo? Sì. Allora, voglio regolare subito un po' la musica perché la sento un po' altina. Facciamo un 60%, magari abbassiamo un po' la musica. Ecco qua, facciamo un 60%, top. Allora, non so che dire, se non iniziamo. House Flipper è un gioco che mi è piaciuto tantissimo in passato, è uscita la versione numero 2, vediamo cosa succede. Per chi non lo sapesse, House Flipper, di cosa si tratta? È un gioco in cui devi comprare delle case, metterle a posto tramite il tuo lavoro, tra l'altro, non so se puoi assumere eventuali ditte o cose, e poi rivenderle. È molto semplice, dovrebbe partire in maniera abbastanza semplice, così ci possiamo muovere in giro. Con W mi alzo in piedi, ah, ok, perfetto, top tutorial. Qua? Tom Marino, uè, grande Tom, dimmi tutto. Ciao Tom, sei a posto? Ma anche casa mia è un po' un casino, eh? Ah, mica, posso anche scegliere? Non dire niente e chiudi la chiamata. Vattene a fa' culo. Bello. Che bel quartiere. Scheda email. Ok, allora, il bro mi ha detto 8000 robe, ma non mi interessava la metà. Ah, ma ci sono diversi quartieri proprio a sto giro. Bellino, bellino. Ok. Allora, come stanno procedendo le tue avventure? Ma credo bene. Ti lasciamo la casa di famiglia. Ma come? Ma grandissima. Allora, vuoi diventare uno flipper? Sì, grazie. Ok, iniziamo l'incarico. Andiamo a pulire una casettina. Ora, le prime case non è che siano incredibili, però, insomma, ce le facciamo andare bene. Ce le facciamo andare bene. Allora, ma possiamo muoverci? No, a quanto pare ci siamo sempre bloccati. Non possiamo uscire dal cazzo di marciapiede. Come facciamo a pulire? È un'ottima domanda questa. Leggi, raccolta rifiuti. Ok, come faccio a selezionare lo strumento raccolta rifiuti? Scusa, se premo Q non succede nulla. Ah, eccoci qua. Allora, strumento flipper, che cazzo sono? Cosa fa sta roba? Vabbè, lo capiremo dopo. Raccolta rifiuti, ok. La madonna. Si riempie così facilmente? Ok, raccogliamo. Continuiamo a raccogliere. Dove lo buttiamo? Ok, posso chiudere il sacchetto. Butta lontano. E basta? Qua devo pulire. Posso pulire? Pulizia. Oh, minchia. Devo fare un po' di upgrade però, eh. Non è che posso andare avanti con la spugnetta e microfibra. Pulisce anche questo, nel dubbio. Questo possiamo raccoglierlo. Metterlo bene lì. Posso chiudere anche? No, non me lo fa chiudere. E chiudi. Perfetto. Però aspetta, posso metterci questi dentro? Ah, ora sì che prima no. Metti tutto qua dentro. Ma si riempie poi? Invece no, infinito. Fantastico. Questo? Buttiamo anche questo. Via, butta. Non posso buttarlo, posso solo leggerlo. Collecting trash. Ah, il tutorial praticamente. Ok, non mi interessa. 27 su 27. Top, macchie 2 su 2. Fantastico. Ora, entriamo dentro quindi, giusto? Ah, no, Non va bene, bisogna pulire anche qui. Ecco, la cosa bellissima di House Flipper è la velocità con cui si può progredire. Cioè, all'inizio è tutto palloso, tutto incredibile. Poi, cioè, credo che ti aprono uno shop o qualcosa del genere. Questo forse dovremmo metterlo qui. No, mettilo qui dentro. Grazie. Questo lo mettiamo dritto. No. Che cazzo fai? Rimettilo lì. Oh, merda. Ho staccato la pianta. E mo? Posso metterlo là dentro? Fantastico. Abbiamo la nostra piantina. Apriamo la porta. Oh, madonna, che disastro. Che ci avete fatto qui? Porcaccia vacca. È tutto incasinato. Mi servirebbe tipo l'altro video che ho fatto non di Minecraft su questo canale. Non so chi se lo ricorda. Ma ha a che fare con Harry Potter. No? Ecco, qua ci servirebbe uno di quei cazzo di incantesimi per mettere a posto tutto. Dove cazzo lo metto sto pesce? Lì, ok. La TV? La giriamo un pochino, la mettiamo a posto? Che tu dici? Io dico che sembra un'ottima idea. Non me la fa piazzare. Ok. Mica, che disastro qui, Mica, è un disastrone. Vabbè, buttiamo tutto nel caso. Ma sì, dai. Che cazzo ci frega, mica a casa nostra. Guarda quanto disastro che c'è qui. Disastri ovunque. Guarda, il vero flipping però si fa che uno assume delle persone per fare queste cose. O no? Oddio, non si sa.
Madonna, che disastro. Cazzo, ci hanno fatto questo bagno? Un rave. Vabbè, apri qua. Ah, una stanza pulita almeno. Più o meno. No, dai, invece è pulita davvero questa. Ok. Abbiamo buttato tutto? Questo? Buttiamo anche il vaso, che cazzo ce ne frega. Qui? Tutto sporco? No, dai. Poteva andare peggio. Ora, pulizia. Ci mettiamo qui, di santa pazienza. Guarda, con la ranocchietta. Perfetto, pulisce anche la TV. Top. Sì, magari un mocio potevo comprarlo, però, No, dico. Poteva avere senso. Cazzo, è passata qua una scimmia. Queste sono zampe di scimmia. Cazzo, è passato qua un... Vabbè, allora, devo dire che un po' tedioso, Un po' tedioso, senza mocio qua. Ma qua cos'è? Pure il giardino dietro. Ah, almeno questo è pulito, però. Stavo già spaventando, ho detto, la madonna, cazzo devo fare qui? Mamma, che disastro, che disastro. Vai, pulisci il parquet, che si rovina in un secondo il parquet, Bisogna trattarlo bene. Ok. Quante cose. Quante che disastro qui, madonna, che disastro. Anche qui c'è da buttare un botto di roba, Pulisci tutto, specchio, tutto, la doccia. Pulita la doccia? No, dai, la doccia è pulita, la doccia è pulita. Niente, buttiamo le robe. Cosa posso buttare? Niente. Questo lo buttiamo. Ok. Missioni? Finestre? Che ha fatto la finestra? Ah, è sporca la finestra. Oh, bello questo, mi mancava. Ah, sì. Così, sì. Ma che bella pulita. Top. C'è qualche altra finestra da pulire? No? Di qua? No, questa è la stanza, l'unica stanza pulita. Qua cosa c'è da fare? Cioè, devo vendere delle robe? E come faccio a vendere le cose? Strumento flipper. Apri. Cos'è? Ma come faccio a vendere le cose? Ah, vendi. Qualcos'altro devo vendere? Per fortuna non mi fa vendere tutto random. Altrimenti devi vendere la casa direttamente. Maledettissimo. Allora. C'è qualche finestra ancora da pulire? Qui c'è qualcosa da fare. Macchie. Dove cazzo hai visto altre 11-12 macchie? È detto. Magari dietro la porta? No, qui è tutto pulito. Dove cazzo l'ha viste? Altre due macchie. Sul soffitto? No, non ci sta un cazzo. Ah, eccole lì. Maledetti. Ok, a posto. Qui, fatto tutto. Qui c'è qualcosa? Devo vendere tutta sta roba? Ma che bello. Soldi. Poi la cosa figa è che i soldi arrivano a noi, quindi... Non ci possiamo lamentare. Anzi, meglio così. Vendi tutto, vendi. Tutto su subito.it. Oddio, non so se su subito.it, però... Si vende tutto. Questo, cazzo, mi è venuto volentieri anche quello. Qui, chiudi sta roba. Chiudi anche quello. Cosa da vendere? Sì, possiamo vendere cose. Ma vendi tutto, figa. Vendi la TV. Dai, cazzo, la TV, chissà quanti soldi ci davano. Puliamo sta roba. Sì, magari fosse così facile pulire i divani. Poco realistico, Poco realistico. Cos'altro posso vendere qui? Niente? Il sole? No, a quanto pare... Ah, c'è una lampada che possiamo vendere. E Live, Love, Laugh. Dove cazzo... Ah, questa. Ok. Posso completare l'incarico? No, vabbè, ma non abbiamo finito. C'è una stella per te. Stai zitto, voglio finire il lavoro. Posso finire il lavoro? Ci sarà qualche cosa da pulire qui? Vabbè, qua è un disastro, quindi stiamo molto calmi. Che in teoria, se fai tutte le stelline, se non ricordo male, ora sono anni che non ci gioco, però se finisci tutte le stelline, in teoria ti dà più soldi. E a noi più soldi fanno comodo, uno perché abbiamo appena iniziato a giocare, due perché almeno possiamo comprare la nostra prima casa e fare un po' di flipping. Qua posso vendere qualcosa? Ma vendere un parolone, però... No, niente, qua abbiamo fatto tutto. Qui cosa dice? Finestre... Ah, minchia, questa è rottissima. Cioè, è rottissima. Sporchissima. Va qua, che bello. Vieni qua. Oh, sì. Pulitissima. Ah, sì che è pulitissima. Succhiami. Ci sono ancora 20 macchie. Cazzo, le vede il bro 20 macchie qui? Se le sognate. Macchie. Possiamo pulire queste robe? No. Cioè, dovrei posarle. Mettiamole lì. Ah, qua dietro, maledetto, dietro la TV pure. Oh, ora sì che prima no. Giusto? No, manca ancora una marea di macchine. Che cazzo le vede? Lì dietro? Forse devo spostare il tappeto.
palese, devo spostare il tappeto, no? E invece no. Devo spostare il divano. Ok, a quanto pare no. Allora, l'unica cosa che mi viene in mente, ci sono delle macchie fuori. L'unica cosa che mi viene in mente. Questo? Questo lo vendiamo. Top. Anche qui macchie. Ma tu a cazzo le vede? No, dai, sul serio? O è sotto il tappeto? No, sotto il tappeto non c'è. Posso guardarmi i piedi? Beh, mica male. Ah, la porta, la porta. Di qua? Qualche porta scassata? Qui? Niente. Ma qui qualche cosa di sporco ci sarà per forza, dai. Questo cos'è? Apri. Posso rubare qualcosa? Pulisci, pulisci. Raga, onesto, non so dove cazzo pulire più di così. Macchie. Mi ricordo perché mi faceva impazzire sto cazzo di gioco. Qualcosa fuori allora, per forza. Il muro? Poi posso saltare? No, non mi fa saltare. Ma ragazzi, io di macchie non ne vedo altre, onestamente. Bagno pulito. Pulisco il tetto, mi sembra esagerato. Dice ci sono ancora 20 macchie. Cazzo, è un pezzo di merda. Ma cambiamo anche l'aria, già che ci siamo. Chiudi qua. Questo? Ci sono ancora 8 macchie qui. Ma dove cazzo le vede? Mi sta alterando. 19. Il bello è che nei commenti, un po' tipo in Minecraft, mi direte: ah vabbè Suri, ma non l'hai visto? Ma lì c'erano 8000 macchie. Mica sembro cieco. Figa quando mi scrivete i commenti. Qua dietro? Sotto lì? Vabbè, sai cosa? Vaffanculo. Shift in bio. Finisce così. 2 stelle su 3? Ci va bene lo stesso. Ok. E mo? Siamo a casa nostra? Top. Posso pulire anche io qui? Posso vendere tutto? Minchia, si vende tutto. Venuto la finestra? No. Forse è un po' esagerato vendere anche la finestra, eh? Qualunque cosa accada, ricorda che ti amo. Grazie, gioco. Però mi sembra un po' eccessivo. Leggermente, leggermente. Vendi la valigia. Posso vendere tutto? Posso vendere la casa in sé? Che disastro è successo qua? Brutto, brutto, brutto. Ok, ma quindi? Cioè, ma che brutto è sto bagno? Ma è da pulire o è fatto così? È fatto così, che schifo. No, no, brutto, brutto. Ma ce l'ho un computer io? Posso, eccolo qua il mio computer. Posso lavorare? Usa. Ok, e mo? Devi disimballare le cose. Che cazzo vuol dire? Vabbè, facciamolo. Non so cosa vuol dire disimballare. Cioè, vabbè. Posizionamento preciso, certo, bro, certo. Allora, ah no, devo anche pulire però, vedi? Quindi è una fake missione questa, è una fake disimballaggio, devo pulire in realtà. Poi, impresa di pulizia by Surri, sempre all'opera. Apri la porta. Oh, Yun Yang, dimmi tutto, bro. Sì, sì, sono io, bro. E anche una persona per pulire, da quanto vedo. Maledetta, potevi tenere tutto pulito, no? Ma stai zitta. Che cazzo faccio a disimballare queste robe? No, però figo, ci sono tante funzioni nuove, eh? Tante funzioni nuove. Allora, intanto io butterei le cose da buttare. Tutte ste menate. Allora, poi facciamo un bel passaggio anche a tutte le cose da vendere. Quindi tengo premuto col tasto sinistro. Anche se facciamo i secchiali, tanto ho imparato che possiamo lasciarli dove cazzo ti pare, non succede nulla. Cos'altro da buttare qui? Qua fuori? Ho buttato... No, ok. Qui in bagno? Cosa da buttare per forza? Guarda che casino che c'è. No, ok, niente. Oh, guarda quanta immondizia. Ma puoi vivere così, dico io? Cazzo è? Raccolta rifiuti, punto di vantaggio? Cosa vuol dire? Punti di mirimento. Ok, ora sì che prima no. Dove ce l'ho? Benefici? Pulizia, ok, raccolta rifiuti. Cosa posso fare? Le dimensioni contano? Beh, me lo dicono sempre. Cioè, non ho capito. Ah, che allora posso pulire e sbloccare cose nuove. Ok. Però, cioè, cosa vuol dire sta roba? Posso fare un single upgrade, quindi. Giusto? Quindi ora posso raccogliere più robe con lo stesso sacco senza riempirlo troppo in fretta. Ok, boh, magari sblocchiamo il Roomba a una certa. Potrebbe essere figo, eh. Potrebbe essere figo. Di qua c'è qualcos'altro da pulire? Oh, un'altra stanza? Ma guarda che disastro. Guarda queste robe for sale. Ma ti forsallo io, ti forsallo. Maledetta. Oppure, si è rotto tutto. Vendi tutto. Cosa posso vendere? Lavastoviglie, tutto, vendigli. Cosa posso vendergli a sta maledetta?
missioni, niente? Niente, non ti posso vendere niente. Perché non posso vendergli le cose? Vabbè, come disimballo? Così. Apri. Togli l'oggetto. Ma tu sei scemo. Ma che davvero? Devo piazzarlo così? Ma ci mettiamo 12 anni, bro. Beh, ma io disimballo glielo metto lì a terra, eh. Che cazzo ho capito? Cioè, gli devo pure arredare. Ma non ha capito un cazzo. Cioè, non è che faccio tutto fare come, come meglio crede. E piazza. Quanti cazzo di quadri c'hai? Ok. Questo, non dimmi solo altri libri. Il vaso. Posso vendergli le robe che ha comprato? Sarebbe molto bello. Spazzatura, quindi c'è qualcosa da buttare qui a quanto pare. Tutto quello che ha appena disimballato, forse? Sta maledetta. Oh, ok. Missione qua compiuta, top. Ma io metto tutto per terra, tanto l'importante è levargli dai pacchi, no? Non è che devo anche farglielo carino. O sbaglio? Tanto appena prendo una stella mi lavo dal cazzo. Ho già capito qual mood. Oh, cazzo, è un cacciavite? Ok. Qualcos'altro di qua? Mica pieno di qua. Abbiamo tutto. Oh, ho completato l'incarico. No, no, guarda. Tanto è abbastanza facile. Mi fai sbloccare una stellina in più. Io sono contento. La padella. Belle queste padelle. Cosa sei? Rame? Padella di legno? Non è molto intelligente, bro. Posso dirtelo? Cazzo è? Oh, smeg. La caffettiera smeg questa. Microonde. Cazzo, metto la microonde. Mettiamo per terra. Vai. Ok. Fa scassare che posso completare l'incarico con delle menate del genere. Cioè, completamente inutile. La carta igienica per terra, top, vai. Nella vasca da bagno te la metto. La paperella? Paperella nella vasca da bagno, davvero, pum. Ok. Tutte queste menate, leva tutto, leva tutto. Madonna, quanto make up c'ha, bro. Ok, 2 stelle, 3 stelle. Madonna, troppo forte, troppo forte. 2500 euro, cioè monete d'oro, come lo stesso. Accettiamo volentieri, signore, accettiamo molto volentieri. Ah, ma che bello. E abbiamo già fatto 5.000 euro. Minchia, fosse così facile in un giorno, così. Va bene, allora signori, per questo video è tutto. Bentornati in House Flipper, la versione V2. Non vedo l'ora di avere più benefici, di sbloccare, pulire un po' di più e sbloccare tutte le cose fighe, perché poi diventa davvero semplice e più bello. E più bello anche pulire le cose. Comunque, per il momento è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Poi, come faccio a salvare? Si salva da solo? Ottimo. Ah, ecco, salva. Gioco salvato. Top. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Ci vediamo domani alle 7. No, aspetta, non è Minecraft Ita. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti.